Ciao fans della WWE, io sono Maxis Awesome 92 e oggi recensirò per voi questo pay-per-view. WWE Money in the Bank 2010, svolto il 18 luglio del 2010 allo Sprint Center di Kansas City nel Missouri. Il ladder match per la valigetta divenne un appuntamento tanto atteso da diventare un evento a tema. Che moda assurda quella degli show a stipulazione speciale, e so che Money in the Bank ci ha regalato spesso bei momenti, ma ho sempre pensato che stesse molto meglio all'interno di WrestleMania, gli davo un'aura più importante. Ma diamo un'occhiata alla primissima edizione e vediamo se regge ancora oggi. Questo è WWE Money in the Bank 2010. L'opener della serata è il primo dei due ladder match per la valigetta di SmackDown, contesa tra Big Show, Kane, Drew McIntyre, Cody Rhodes, Kofi Kingston, Christian, Matt Hardy e Dolph Ziggler. Inizialmente avrebbe dovuto partecipare anche CM Punk, ma venne tagliato fuori per colpa di un infortunio. Tuttavia il leader della Strategy Society partecipò al famoso segmento dello smascheramento in cima alla Big Ladder. Esatto, la grande scala richiesta espressamente da Big Show per poter partecipare a questo Money in the Bank. Mostrata per la primissima volta in una puntata di SmackDown, divenne l'oggetto di vendita principale dell'intero match. E non sto esagerando, tutti volevano vederlo per scoprire se il gigante sarebbe stato capace di prendere la valigetta. That's what I call a ladder. Ma andando al sodo, ancor prima di rivederlo me lo ricordavo come un buonissimo Money in the Bank, ed è ancora così. Non ha un ritmo incalzante o senza soste come altri incontri di questo tipo, ma perché ci sono due giganti. Big Show e Kane subiscono costantemente le alleanze di tutti gli altri partecipanti per cercare di metterli fuori gioco. Liberi da quei pesi, ci sono azioni spettacolari di vario tipo, su tutte il boom drop di Kofi sul tavolo di commento. Ma come martire di questo ladder match non posso non citare Ziggler, che si prende colpi mica da ridere. Per esempio una paurosa subendo una hip toss di Christian dalla cima di una scala altissima. Curioso come entrambi, sia il ghanese che lo Schoff, si prendono nel finale due colpi assurdi da parte di Kane. Ma prima tutta l'attenzione è data alla Big Ladder, talmente pesante che persino il gigante fatica a portarla nel ring. Adoro l'imponenza di questa scala che, una volta eretta, non viene più spostata o manovrata da nessuno. Giusto il Big Red Monster riesce a spingerla mentre Big Show stava cercando di raggiungere la valigetta. Il gigante, finito così fuori dal quadrato, è seppellito sotto una marea di altre scale più piccole. Kane è quindi libero di distruggere tutti i poveretti nei paraggi e prendersi la valigetta blu. Come detto, non ha un ritmo assurdo e nei suoi 26 minuti di durata ci sono momenti più calmi, ma una preparazione fatta molto bene. Adoro la presenza della Big Ladder, mastodontica e inamovibile, la base imprescindibile per ogni spot una volta messa nel ring. Ai tempi non credeva alla possibilità della vittoria del Big Red Monster, già lì si immaginava che fosse stato lui ad attaccare Undertaker, e quindi pensavo che il fratellastro sarebbe arrivato a match in corso per costargli la vittoria spegnendo le luci. E invece, come vedremo più avanti, questa sua conquista funziona, talmente dirompente da sbarazzarsi di ogni suo avversario, e non in un modo memoso come fatto da Braun Strowman nel 2018. Non sarà il miglior Money in the Bank in assoluto, ma la storia che hanno voluto rappresentare facendo partecipare ben due giganti in un incontro così poco nelle loro corde ha funzionato dannatamente bene. Nel backstage Josh Matthews intervista Sheamus in merito alla sua difesa titolata contro John Cena e fa riferimento a tutte le battute sui capelli, sulla carnagione e sull'accento fatte dal leader della C-Nation. He's like a jar of mayonnaise with eyeballs and a ketchup haircut. Quit the joke, Cena! In quegli anni Cena faceva un sacco di body shaming. Il secondo incontro della serata è valevole per il titolo delle Divas, conteso tra Eve Torres e la beautiful Alicia Fox. La ex wedding planner si improvvisò lottatrice e vinse la cintura il mese prima a Fatal 4-Way. Le sue abilità lasciavano parecchio a desiderare, ma ai tempi era bene o male quello il livello medio della divisione, quindi non cringiate troppo nel sentirla dire di essere la più grande campionessa della storia. To the greatest reign in Divas Championship history! E anche il match tiene fede alla qualità media del periodo, si impegnano ma è invecchiato male. Sia la Fox che la Torres erano dotate di un discreto atletismo ed erano capaci di alcune buone manovre, ma è un livello decisamente troppo povero che ha rappresentato un periodo parecchio buio per il wrestling femminile. Come se non bastasse, il pubblico se ne frega totalmente di questa contesa, riservando loro un silenzio tombale. Nel finale Alicia va a segno con un scissor kick con il quale sconfigge Eve mantenendo il titolo. Non il peggio del peggio di quegli anni, ma è insufficiente, da 5, e pensate che il mese successivo ci sarebbe stato Melina contro Alicia, decisamente più brutto. My favorite match was with Melina and Alicia Fox. Huh?
Intanto Jack Swagger è impegnato a parlare al telefono con sua mamma e tenetevi forte per la sua grande recitazione. Mom! Mom! Shut up! Nel 2010 l'Oscar come miglior attore protagonista andò a Jeff Bridges in Crazy Heart, ma siamo tutti d'accordo nel dire che fu un furto non premiare questa performance sentitissima dell'All American American. Mom! Mom! Shut up! La madre è così arrabbiata con lui perché a SmackDown Swagger lasciò il padre indifeso nelle grinfie di Kane, presente in quella puntata per dire che non poteva essere stato il figlio ad attaccare Undertaker, aveva un alibi di ferro, era andato con lui a pesca. Magari per la prossima volta meno pesca e più corsi di recitazione. Il terzo match del pay-per-view è quello con in palio i titoli unificati di coppia, i campioni della Hard Dynasty contro gli sfidanti, gli Usos. Dopo una veloce ricerca, ho scoperto che inizialmente i canadesi avrebbero dovuto affrontare i fratelli Colon, ma il licenziamento di Carlito costrinse la WWE a far debuttare velocemente i gemelli samoani assieme a Tamina. Almeno il tema dello scontro tra due nuove generazioni di dinastie storiche è rimasto il medesimo. We wanted to let you know that your family ain't the only family that run deep in this business. Entrambi tech team, giovani e con una grande voglia di fare. Peccato solo che in questa contesa non gli abbiano fatto fare molto. Per quanto lottino discretamente e competentemente, non riescono a lasciare il segno. Il pubblico è ancora assuefatto dal torpore del match femminile visto poco fa e non si interessa a questi giovani. C'è una reazione giusto quando vengono coinvolte le ragazze a bordo ring con la body slam di Natalia. Per il resto sul ring fanno il loro lavoro senza strafare, anche se per i samoani si nota già una certa bravura. Tyson Kidd e D.H. Smith mantengono le cinture grazie alla sharpshooter. Una semplice sufficienza perché non hanno combattuto male, ma è un vero peccato che non gli abbiano dato più di 6 minuti, troppo poco per far valere il loro innegabile talento come coppie. Non c'è tempo da perdere e ci avviamo subito verso il match per il titolo mondiale, difeso da Rey Mysterio contro Jack Swagger. Sì, esattamente come per il regno del 2006, hanno tolto la dicitura dei pesi massimi. Prima però facciamo qualche passo indietro e parliamo dello sfidante, l'All American American. Dopo aver vinto la valigetta del Money in the Bank a WrestleMania 26, la incassò soltanto 5 giorni dopo a SmackDown. Divenne campione, questo è vero, ma il suo era un regno destinato al fallimento già dopo il primo giorno. Speech impediment. I don't have a speech impediment. Shut yes, your mouth. No, I don't. Well, I crossed the line. Sorry. Senza il tempo materiale necessario per crescere con la valigetta, non sarebbe mai stato un valido campione mondiale. La fretta è stata la sua principale rovina, fretta dovuta al fatto che dovevano liberarsi alla svelta di quella valigetta. Ma se avevano tutta quella fretta nel far incassare Swagger, perché sapevano che in estate sarebbe poi arrivato il pay-per-view a tema, perché non farlo incassare direttamente la sera stessa a WrestleMania per creare un momento di grande impatto, unico, invece che farlo incassare 5 giorni dopo a SmackDown? Il regno dell'All American American durò poco più di 2 mesi, con difese dimenticabili e non incisive. Perse la cintura a Fatal 4-Way contro il mascherato, e la cosa strana è che in teoria non avrebbe nemmeno dovuto vincere. Pensate che Mysterio perse il match di qualificazione contro Undertaker, che però si infortunò al naso. Si inventarono così la storia dell'assalitore misterioso e il folletto di San Diego prese il suo posto in pay-per-view. Nel frattempo, per dare un minimo di credibilità a Swagger, che ne aveva un disperato bisogno, gli diedero la ankle lock come mossa finale. Il match è di buona fattura, il migliore dopo i due ladder, perché l'All American American è bravo come lottatore. Ho sempre sostenuto che se avesse debuttato qualche anno dopo avrebbe avuto la fortuna di approdare ad NXT. Quel territorio di sviluppo, a differenza della disastrata ECW, gli avrebbe dato tutti i mezzi con cui colmare le lacune della personalità. Ma sul ring a me è sempre piaciuto, potendo vantare un curriculum di tutto rispetto come combattente di wrestling amatoriale. E il suo stile tecnico e ruvido si sposa benissimo con le acrobazie di Mysterio, che sulla caviglia ha un bel bersaglio. Swagger infatti cerca di farlo arrendere alla ankle lock, ma il mascherato ricorre al vecchio trucco di Eddie Guerrero. Fa in modo di liberarsi togliendosi lo stivale e subito dopo va a segno con la 619 decisiva. L'All American American non ci vede più dalla rabbia e lo attacca, ma in soccorso di Rey si presenta Kane. Il Big Red Monster si precipita a far giustizia, ma proprio quando sembra che il pericolo sia passato, eccolo che torna con un arbitro pronto per incassare la valigetta del Money in the Bank. Seconda difesa titolata per Mysterio, ma questa dura una manciata di secondi, il tempo di una Chokeslam e di una Tombstone. Kane si laurea quindi per la seconda volta in carriera campione del mondo, questa volta dei pesi massimi.
È uno dei miei incassi preferiti in assoluto per la sua natura subdola ed intelligente. Prima si sbarazza dei seccatori facendo credere al campione che lo stia aiutando e poi torna per sfruttare l'occasione. È da considerarsi come un ultimo grande premio alla carriera per il Big Red Monster, dato che il suo primo regno durò 24 ore. Non riesco a dire che nel 2010 servisse un suo regno di 5 mesi, ma non riesco a non amare il suo incasso. Un tassello importantissimo all'interno del suo piano pluriennale atto alla distruzione del fratellastro Undertaker. All the years of watching in the shadows were finally at an end. Ma quello è un capitolo che non ho alcuna intenzione di riaprire. È la volta del secondo match tra donne della serata, quello per il titolo femminile tra la campionessa Layla e la sfidante Kelly Kelly. Volete sapere qual è la premessa dell'incontro? Secondo le Lay Cool, Kelly Kelly puzza. The only way you can beat me is if I pass out from this bad smell. Onestamente vivevo meglio prima di sapere questa cosa. Il peggiore dell'intera serata è per distacco. Qui si è mostrata la seria incompetenza della divisione femminile. In soli 3 minuti appaiono lente, impacciate e incapaci nel mettere su anche le sequenze più semplici. Bruttino anche il finale, dove la campionessa ribalta un sunset flip così legnosa da sembrare invasa dalle tarme. Non c'è stato neanche proposto un replay, pure la federazione vuol farcene dimenticare. Adesso tocca al Money in the Bank di Raw, conteso tra Randy Orton, Edge, The Miz, Chris Jericho, Evan Bourne, Mark Henry, John Morrison e Ted DiBiase Jr. Meno bello di quello di SmackDown che ha aperto la serata, ma ve ne parlo comunque in maniera positiva. Una buonissima lineup di partecipanti, dove bene o male tutti quanti hanno trovato il modo di mettersi in mostra. So che ad alcuni non va giù l'esagerata preparazione di certi spot, specie quello con la scala al contrario. Capisco la critica, non ha senso che qualcuno vada a posizionare la scala in quel modo nel bel mezzo della contesa, ma poi trovo difficile non apprezzarne il risultato finale, perché ci sono alcuni spot unici nel loro genere. Cito sempre il figlio del Million Dollar Man sdraiato su una scala e proiettato via oltre la terza corda. Tra i momenti più normali, invece, l'uomo più forte al mondo che fa cadere almeno 4 persone a mani nude. Oppure Marisa che si offre lei di salire in cima alla scala per DiBiase, ma bloccato dallo sciamano della sensualità. Insomma, non un Money in the Bank stellare, ma di sicuro da inserire nella metà di quelli riusciti bene. Molto bello poi il finale, in cui la vipera sembra arrivata alla vittoria, ma all'ultimo viene fatto cadere dal Magnifico. In questo modo The Miz, aggiudicandosi la valigetta, iniziò la sua ascesa come main eventer di Raw. I am Mr. Money in the Bank! In questo promo non dice molto, ma lascia trasparire tutta la sua soddisfazione nel poter zittire gli scettici, i critici e i detrattori. Il 2010 è ricordato per essere una delle migliori annate del Magnifico, avendo vinto praticamente ogni titolo. Vederlo con la valigetta, mentre era ancora campione degli Stati Uniti, gli conferì un grande prestigio. E una volta persa quella cintura contro Daniel Bryan al termine di una grandissima rivalità, riuscì ad incassare con successo diventando campione WWE la sera dopo Survivor Series. Esempio perfetto di come la valigetta del Money in the Bank sia servita per attuare il grande passo, accedere al prossimo livello. Solo con Edge e Seth Rollins sono riusciti a fare meglio di The Miz sotto questo aspetto. E siamo arrivati al main event, titolo WWE in palio tra il campione Sheamus e lo sfidante John Cena in uno steel cage match. La stipulazione della gabbia venne scelta per evitare le interferenze del Nexus, che da più di un mese a quella parte si prefissò l'obiettivo di danneggiare la compagnia e il campione in carica. Infatti, il leader della C-Nation perse la cintura a Fatal 4-Way proprio per un loro attacco di gruppo. Il guerriero celtico si limitò ad approfittare della situazione e non volle in alcun modo infastidirli. Così, quando Cena gli chiese aiuto per far fronte comune, Sheamus rispose così: Respectfully decline. Tuttavia l'omertà dell'irlandese durò poco, perché dopo aver creduto di essere entrato nelle grazie del Nexus, le sue convinzioni si sgretolarono quando capì di essere anche lui un bersaglio, esattamente come lo era Cena. Il problema qual è? Che il match è noiosissimo, sembra che il tempo non passi mai. Guardarlo è come entrare in una dimensione dove un nostro secondo corrisponde ad almeno 10 anni. È così eccessivamente lungo ed è chiaro che non sappiano come riempire una durata tanto elevata. Dopotutto, chiunque sapeva già da principio che l'incontro non sarebbe finito prima dell'arrivo del Nexus. E per oltre 20 minuti Cena e Sheamus lottano col freno a mano tirato, con una lentezza disarmante. Alla fine gli ex rookie di NXT si presentano progettando di entrare nella gabbia con delle tenaglie. Bravi, hanno imparato dagli errori di Triple H ad Hell in a Cell 2009, ma sono comunque fessi, perché se le fanno rubare da sotto il naso e le chiavi della porta vengono lanciate tra il pubblico.
Si dice sempre che il tracollo del Nexus sia iniziato con la sconfitta di SummerSlam, ma nemmeno qui ci fanno una bella figura. Vengono messi sotto scacco da due arbitri con una facilità incredibile e senza che facciano nulla per impedirlo. Justin Gabriel sale in cima alla gabbia per evitare l'uscita del leader della C-Nation facendo una brutta fine. Nel frattempo nessuno del Nexus va a bloccare il guerriero celtico che se ne esce dall'altro lato. In questo modo Sheamus è ancora campione e a Cena non resta che sfogarsi con chi gli capita sotto tiro. Questo era WWE Money in the Bank 2010, il main event soporifero e i due match femminili sciatti ne abbassano il voto complessivo, però è promosso. L'esperimento di istituire un pay-per-view a tema per assegnare due valigette, una per roster, ha funzionato alla fine. Nell'arco dell'intero show si percepisce l'importanza del concept e si fa di tutto per renderlo un appuntamento imperdibile. Prendete soltanto l'incasso di Kane per mettere in chiaro che in questo evento può davvero succedere l'impronosticabile. Tant'è che la formula dell'incasso attuato la stessa sera della vittoria è stata riproposta più di una volta. Voi invece cosa ne pensate di WWE Money in the Bank 2010? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.